Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo al sesto episodio della stagione 2 della nostra Master League Swiss Pro Evolution Soccer 2 con l'Inter, signori. Purtroppo la situazione non sta migliorando, signori. Veniamo da 5 sconfitte consecutive, siamo messi veramente male, abbiamo subito 12 gol, ne abbiamo segnati solamente uno, siamo il fanalino di coda di questa classifica. Restano due partite alla fine del primo girone d'andata. E dobbiamo un attimino darci una svegliata, signori. Dobbiamo un attimino darci una svegliata se vogliamo tentare quantomeno di iniziare a guadagnare qualche punticino per cercare di fare qualche acquisto, signori. Perché così, ora come ora, siamo messi veramente male. Signori, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e darmi supporto, tutto il supporto che potete, signori. Perché io sto disperato, sto disperato. Allora, confermiamo questo schema che mi piace. Mi piace, mettiamo sempre Valeri al centro, al posto di Lucic andiamo a mettere Vorlanden e al posto di Matt lo andiamo a mettere al posto di Ximenes con Miranda qui, Castolo e Spimas. Va bene, signori. Vediamo se riusciamo un attimino ad dare un quadro alla situazione. Ci proviamo contro il West Ham. Vediamo se contro il West Ham siamo un pochino più fortunati, signori. Vediamo se contro il West Ham siamo un attimino più fortunati oppure no, o se buio pesto anche contro di loro. Buio pesto contro di loro. Vediamo un attimino. Signori, però una notizia ve la devo dare. Due notizie. Uno, allora, per motivi personali ribadisco che sto registrando in rapida successione, quindi giustamente non so tutti i commenti, però lasciatemi i commenti, signori, perché io comunque li leggo e ne farò tesoro, ne farò tesoro. Ne farò tesoro. E seconda informativa è che signori, appena faccio un po' di soldi ricompro Babangida. Nessuno me ne voglia, nessuno me ne voglia, signori. Però se continuiamo a usare questo schema, se continuiamo a usare questo schema, Babangida lo possiamo mettere dietro le punte che ci può dare tanta velocità, signori. Tanta velocità ci può dare Babangida. No. No, vabbè, Valeri, ti sei fatto fumare come... Ti sei... Cioè, Valeri, era tuo, Valeri mio. Ti sei fatto bruciare come veramente... No, vabbè. Gli sei passato da dietro, lui ti è passato davanti e ti sei trovato da solo contro il portiere. E va bene, e va bene, e va bene. E va bene, e va bene. Sì, ovviamente... Se dovessimo ottenere solo sconfitte, solo no, ma stai scherzando? Boh, non lo so, non so cosa sia successo, signori. I nostri giocatori non sono più lucidi, non sono decisamente più lucidi, completamente. Non lo so, non lo so, non lo so, non so che dirvi, non so che dirvi. Al 13esimo 1-0 per il West Ham. Riusciremo a recuperare il gol? Non lo so. Non lo so, ma a chi c'aveva quello di fine? Io non lo so perché deve fare questi errori di passaggi, non lo so. C'è un tasto da ammaccare per evitare che facciano questi errori nei passaggi. C'è un tasto, buttala sotto. C'è un tasto da poter ammaccare in modo tale che non sbagliano gli stessi. Sto impazzendo, signori. La pazzia mi sta per prendere. La pazzia mi sta per prendere. La pazzia mi sta per prendere. È incredibile tutto ciò. È incredibile tutto ciò. È incredibile tutto ciò. No, non. Ancora, calcio d'angolo per loro. Niente, non stiamo in campo, signori. Non stiamo in campo. Non c'è niente da fare, non siamo in campo proprio, non è questione che non stiamo in campo, non siamo in campo, cioè il West Ham sta facendo quello che vuole. Il West Ham sta facendo quello che vuole, il buono, il brutto, il cattivo tempo, tutto quello che può fare lo sta facendo. E noi non riusciamo a fare due passaggi di fila, signori. Noi non riusciamo a fare due passaggi di fila, non ci riusciamo a farli. E Spimas invece di puntare l'aria è rimasto fermo. Gli ho dato l'input mezz'ora fa di passarla. Mezz'ora fa gli ho detto passala. Mannaggia a te, passala. E questo invece di fare un pass. Ivanov! No, vabbè, no, vabbè. Non gli avevo detto
E ringraziamo che non c'era un giocatore che era pronto. È mia, l'hai toccata tu, è mia. Ringraziamo che non c'era un loro giocatore pronto a intervenire perché. Pronto a tirare il pallone più che altro, perché da lì avessero tirato qualsiasi distanza, la porta era vuota. Mi andà cerca di. Niente, Castello invece di allargarsi, di puntare, no, di cercarsi lo spazio, si è andato a infilare in mezzo a due difensori. Però ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, sì. Ah, no, stavo tirando le punizioni, non le so tirare, cazzo, le punizioni non le so tirare. Tirala! No, 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 non ci posso credere, non ci posso credere. Tra l'altro c'era forse pure coso libero. Libero davanti l'aria, non ci ho minimamente fatto caso. Dai, dai, sciappala, sciappala. Tirala. Ma porca, allora, signori. Ma questa non è sfortuna, cioè, no, vabbè. No, vabbè, cioè, incredibile, incredibile. Cosa stava per succedere? Incredibile, cosa stava per succedere? Incredibile, cosa è successo? No, 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 no. Rimessa mia, ma che ci faccio? Non ci faccio nulla. Finisce il primo tempo, signori. West Ham 1 a Inter 0. Non ci posso credere, non ci posso credere. Siamo stati sfortunatissimi. Siamo stati molto sfortunati. Però va bene. Questa sfortuna non è che mi fa stare bene, non è che mi dici, non è che mi dà, perché se non segniamo. Soprattutto se loro poi riescono con questa facilità ad arrivare nella mia area di rigore e a fare il buono e cattivo tempo, porca miseria. Guarda, 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 guarda. I loro giocatori sono sempre posizionati nel posto giusto al momento giusto. È incredibile questa cosa, è incredibile, porca miseria, incredibile. No, no, no. Scusate il silenzio, signori, ma sto cercando di un attimino di concentrarmi e di non fare, cercare di non fare cacate, perché l'1-0 lo possiamo recuperare. L'1-0 lo possiamo recuperare. Stiamo bene in campo, stiamo bene in campo. L'1-0 secondo me. L'1-0 secondo me. Dai però, sti falli. Raddock. Noggio! Secondo me l'1-0 lo si può recuperare, signore. L'1-0 lo si può recuperare. Ci fanno più di un gol? No. Se ci fanno più di un gol, no, signori. Mezz'ora che avevo mancato il tasto per passarla. Perché fai vedere quelle, le loro azioni che sono delle cacate terribili e non fai vedere invece magari le mie che mi danno fiducia?
Ma non te l'hanno insegnato nella scuola calcio che non si fanno questi passaggi così? Espimas, espimas, espimas. Troppo complicato. Finta di tiro, avrei potuto tentare con la finta di tiro, forse avrei avuto più possibilità. Mantiene il possesso del pallone. Si impossessa del pallone. Tenta il cross in profondità. Ribadisco, signori, scusate il silenzio, perché ma penso. Sto cercando di concentrarmi, signori, di concentrarmi. Sto cercando di concentrarmi. E non mi sta riuscendo neanche tanto bene. Porca miseria. Dai, che l'avevo passata, l'avevo passata. No. Che brutto pallone. No. Stavo dicendo, stiamo salendo come pressing, stiamo salendo. Forse, forse. Neanche per il cavolo. Non ce la fa. Sembra proprio che non riescano ad organizzare una manovra. Ma va a fan bagno. Niente, ho tentato di. No, 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 no! Niente, signori, anche questa la vinciamo domani. Anche questa la vinciamo, anche questa la pareggiamo domani. Non so più in che inventarmi, signori, non so più in che inventarmi. Sono un uomo disperato, sono un uomo disperato. Sono un uomo disperato, non so più che inventarmi. Nel vero senso della parola. Non so più che inventarmi. Guarda, gli avevo detto di aprirla sulla fascia, la doveva aprire sulla fascia, non doveva darla centrale, non doveva darla centrale. Avevo detto aprila sulla fascia. No, l'ha dovuta per forza aprire, metterla centrale. Abbiamo perso il pallone, loro la crossano e noi prendiamo il terzo gol. Bene. Ha una straordinaria capacità di tenere la palla incollata al corpo, palla al centro. E tira! L'ha segnato, bravo! Ecco il fischio finale. Dopo l'incontro entusiasmante abbiamo il vincitore, l'Internazionale. Allora, signori, Alessandro, come ti è sembrata la partita? questo è Sembra una l'episodio partita a senso unico, ma comunque interessante da di venerdì. vedere. Ok, Sandro, grazie per il tuo Questo è contributo. l'episodio di venerdì, È signori. Io arrivato il momento dei saluti. era per Arrivederci, Nicola. obbligo rinizio, per obbligo gioco, per obbligo nel senso per tempistiche di registrazione, io registro di nuovo, registro il video di domenica, signori. Se dovesse arrivare un'altra sconfitta, cioè abbiamo preso 16 gol in 6 partite. Se dovesse arrivare un'altra sconfitta contro l'Ajax, se non ricordo male, ora noi andremo a giocare contro l'Ajax, giusto? Sì. Se dovesse arrivare un'ennesima sconfitta contro l'Ajax, e quindi avere 7 sconfitte su 7 partite, signori, io mi fermo, rifletto. E potremmo fermare questa serie qui. Nel senso che livello difficile io non riesco a giocare, signori. Livello difficile io non riesco a giocare. Mi fermo. Rinizieremo un'altra. Da lunedì eventualmente rinizieremo con l'Inter.
abbassando di nuovo il livello di difficoltà, signori, non mi dispiace. Metteremo dei puntini, magari non potremo comprare tutti i giocatori, non potremo rifare, potremo solamente tenerci solamente gli stessi, quindi giocatori base, ma comprarne solamente uno per ruolo. Quindi magari comprare un attaccante, comprare un centrocampista barra mediano, un difensore e eventualmente il portiere, per tutte e due le stagioni eventualmente. Però lascio una porta aperta, signori. Lascio una porta aperta. Nell'episodio di domenica, se dovesse arrivare un'altra sconfitta pesante, perché se dovessimo perdere magari 1-0 in cui riusciamo a giocarla bene, allora la valuto. Ma se dovesse arrivare un'altra sconfitta pesante pure contro l'Ajax, signori, metteremo un punto a questa serie, a questa stagione 2 fallimentare, perché diciamo 7 sconfitte in 7 partite, la Fiorentina è prima a 16, cioè non la recuperiamo né ora né mai. Vediamo un attimino. Detto questo, signori, vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i precedenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo sempre qui per un nuovo episodio domani. Bella raga, ciao!